Anche se non abbiamo più l'età, siamo ritornati giovani, un salto nel passato, siamo a Cavoli, luogo cult della movida da spiaggia elbana, con Adamo Spinetti, il patron del convio, che è un po' il fulcro di questa situazione che adesso sta vivendo un momento molto particolare all'interno della Bacardi Summer Wave 2015. Come sta andando intanto, in questo momento, la movida della Bacardi Summer Wave? Ma intanto ringraziamo la Bacardi per aver organizzato un evento così importante a livello sia nazionale che internazionale. Sta andando molto bene, le presenze sono sicuramente raddoppiate di giovani, si vede già dai primi giorni di agosto. Abbiamo avuto tantissime visioni sui nostri siti e richieste di quando iniziava questo spettacolo. Al giorno di Andrea Belli c'è stato il pienone, anche se il temporale ha disturbato fino a un certo punto. La movida giovanile con questo intervento sta ritornando all'Isola d'Elba. Il lavoro sta andando molto bene, i ragazzi sono molto ordinati, non sono scellerati, hanno molta educazione, si divertono con poco e realizzano le bevute, i Bacardi, che sono specifiche per non andare oltre il limite di bevuta, cioè sono fatte in modo con ricette originali, con molta diluizione di alcol. Ecco, questo era il primo concetto che volevamo mettere a fuoco, anche perché ci interessa personalmente. Il luogo comune dello sballo non esiste più, quantomeno non vorrei dire non è mai esistito, perché forse c'è stato un momento, ma adesso non esiste più, c'è consapevolezza da parte dei ragazzi del bere, appunto, consapevole. Sì, molto, molto, molto precisa la tua osservazione, i ragazzi stanno molto attenti, vanno a verificare i barman e i guest internazionali. Ora abbiamo la prima, che è Federico, il nostro Ciringhito, che sta insegnando un modo di bere educato e sicuro, non mettersi anche alla guida e farsi portare, ma veramente non abbiamo avuto nessun caso di persone fuori riga, via, diciamo così. Ecco, di questo vorrei parlare. Com'è la clientela di Cavoli in questo momento? Non ci sono soltanto ragazzi elbani, ma i turisti si sono sparsi la voce, sanno che qui c'è il cuore che batte della movida elbana. Il cuore batte, ci sono anche i nostri coetanei, noi sono ritornati sulla spiaggia perché hanno rivisto DJ importanti che andavano a guardare quando eravamo tutti giovani, come Andrea Belli, che ringraziamo pubblicamente perché è stato veramente un artista, come sono venuti a sentire Sabrina e Francesco per Radio 105, dove hanno fatto intrattenimenti, giochi, oggi hanno giocato con le ciambelle, eccetera. Hanno fatto uno spettacolo unico dove persone da 15 sono un po' giovani, anche da 10 ci sono, che giocano con i nostri animatori, fino a 50 sono tutti a giocare, a divertirsi, e non soltanto per bere, ma per divertimento puro. Ecco, che ruolo ha Radio 105 in tutto questo ambaradan? Di intrattenimento e soprattutto comunicativo. Ha fatto una comunicazione veramente internazionale, dove la nostra isola è stata pubblicizzata addirittura in Spagna, dove gli spagnoli hanno raccolto una sfida tra l'Isola d'Elba e Ibiza, dove hanno detto che la nostra spiaggia è la piccola Ibiza, la spiaggia di Cavoli è stata riconosciuta come un luogo di culto giovanile. Ecco, cosa è cambiato? Perché qualche anno fa non era così, il target giovanile mancava completamente dall'Isola d'Elba, adesso qualcosa si è mosso, che cosa? Si è mosso che i ragazzi, dobbiamo dire la verità, i ragazzi, a cominciare con nomi e cognomi, Simone De Rosas, Lorenzo Lombardi, tutti i ragazzi che conosciamo da quando eravamo ragazzini, hanno deciso di dare una svolta giovanile all'Isola d'Elba, organizzando poi il top con Bob Sinclair l'11 di agosto e il nostro beach party, che ormai è una tradizione a livello nazionale, via. Com'è nata? Quando avete cominciato con i beach party? Era Ferragosto, credo, soltanto qualche anno fa, e poi si è allargato completamente a tutta la stagione. Cominciamo con Lucia Sandolo, la patron del 64, che eravamo ragazzini. Ormai, se no uno vede la televisione ci prende per vecchi, ma siamo ancora giovani. Cominciamo a collaborare sin dalle prime, già prima che arrivassimo noi come proprietari del convio. Lei era sempre la gestrice del Bahia, ti ricordi la discoteca? E cominciò piano piano, poi via via 10, 20, 50, fino a farlo diventare un appuntamento fisso per tutti i giovani, non solo elbani, ma anche di tutta la nazione. Addirittura abbiamo anche delle prenotazioni dagli Stati Uniti per il beach party.
Questo è veramente il massimo. Vogliamo descrivere a chi non la conosce la giornata tipo a Cavoli? Quando aprite, quando comincia il movimento e fino a che ora arrivate? Allora, noi arriviamo alle 8 la mattina e iniziamo con un bar classico, brioche, cappuccini, normale. Servizio a mezzogiorno, poi dopo l'una cominciano ad arrivare i primi giovani, dove cominciano anche loro con la sua colazione, il suo pranzo, poi fanno il suo aperitivo. Chiaramente è vero che c'è un lavoro importante, però sono tantissimi ragazzi, vedrete anche dalle immagini, non che bevono in 10, sono tantissimi che fanno questo aperitivo, tra l'altro accompagnato da un ricco buffet preparato dal nostro chef, che ringraziamo, Raffaele Manzo, e si trattengono con noi fino alle 8 di sera. Però la musica, come accordi presi prima del decesso di Fulvio Montauti, avvenuto all'inizio degli anni 2000, alle 19.30 viene staccata, in quanto non vogliamo mai disturbare la cena servita negli hotel Lorenza, Conchiglia e Baia Imperiale. Quindi la convivenza con l'ambiente che vi circonda è assoluta, totale? Sì, anche perché con Fulvio non potevamo dire di no, perché ai matrimoni era il paggetto di mia mamma, dunque ci lega anche un affetto familiare. Torniamo all'inizio, ripartiamo dall'inizio. Adamo Spinetti, imprenditore giovane, ha avuto un'idea che si sta rivelando vincente, soprattutto che ha dato una svolta alla gestione di un certo tipo di attività all'Isola Elba. Come ti è venuto in mente di partire da qui? Ma è venuto in mente, avevamo questa proprietà, la famiglia, abbiamo cominciato a trasformarla, a investirci proprio sopra per questo tipo di lavoro. La collaborazione con la discoteca dell'Elba è nata con una profonda amicizia che ci lega a Lucia da quando eravamo ragazzini, e poi abbiamo visto che il giovane vuole divertirsi, abbiamo avuto anche giovani importanti, abbiamo avuto anche da ragazzo il marito di Michel Hutzinger, Tommaso Trussardi, come cliente. Poi possiamo dire che abbiamo avuto anche tantissimi calciatori, attrici, politici, Massimiliano Biaggi anche, ne abbiamo avuto tantissimi clienti importanti che vengono a Cavoli proprio per quel momento di relax che li riporta a essere ragazzi, bambini e voglia di giocare col materassino, coi palloni, col pallavolo, anche personaggi della musica, mi sembra Ramazzotti è venuto a Cavoli, Susanna Messaggio, Sabina Ciuffini, tanta gente viene a Cavoli per ritornare, per rivivere questi momenti di gioventù. Quanto è importante, quanto è stata e quanto sarà importante la Bacarmi Summer Wave 2015 per rilanciare il target giovanile verso l'Isola d'Elba? Io penso diamoli un 80%, vogliamo essere bassi, se no il nostro amico Andrea Bello si monta la testa, però è stato veramente importante perché Andrea è stato determinato, determinante, ha organizzato molto bene il lavoro con tutti i suoi collaboratori, da Gaetano Savio a Francesco Cappuccio, dove hanno lavorato veramente con grande professionalità. Ci sono baristi di ottimo livello, addirittura un campione del mondo verrà a fare un'esibizione. C'è la possibilità di vedere ripetuto ciclicamente un evento come questo sull'isola? Noi lo sogniamo, perché è una cosa che potrebbe veramente rendere, far conoscere a milioni di persone la nostra isola. Tanto non, il lavoro sarà per tutta l'Isola d'Elba, in quanto Cavoli è 400 metri, non penso che tutti vivono a Cavoli, vivono all'Isola d'Elba. L'Isola d'Elba deve essere il fulcro, infatti è stato molto intelligente il sindaco di Marciana Marina, Andrea Ciumei, che ha capito di far fare un appuntamento a Marciana Marina con due personaggi importanti, perché non aveva bisogno Marciana Marina, ma per essere anche lei al centro dell'attenzione a livello nazionale e internazionale, come a Portoferraio i ragazzi che hanno suonato l'altra sera. Ilene è un personaggio da 4-5 milioni di radioascoltatori, è una cosa che porterà l'isola al di là delle Alpi. Abbiamo, come ripeto, abbiamo prenotazioni di ombrelli dagli Stati Uniti. Qualcuno avviene nella settimana di Ferragosto dagli Stati Uniti per vivere questo momento. Mi sono giocato la domanda finale della mia intervista, ma te la rifaccio lo stesso, non si sa mai. Hai un sogno nel cassetto per Cavoli, un top event che ti piacerebbe ospitare qui? Sì, sì, io avrei voluto Bob Sinclair a carte false, però giustamente Lorenzo ha detto che se no prendevo tutto io. Allora
mi ha detto, dice, questo me lo porto a Mariani Campo, però non è mai detto che nel 2016 o 2017 arriverà sicuramente un grosso personaggio. Se Bacardi avesse l'intenzione, dato che ha avuto il 250% di comunicazione in più, si parla di 4-5 milioni di persone, non di una persona, di reinvestire sulla nostra isola, sicuramente a Cavoli avremo il top dei DJ anche noi. L'abbiamo già avuto con Andrea Belli, ma semmai potrà arrivare anche un rap internazionale, qualcuno del genere. Stiamo già lavorando noi, sperando che si possa realizzare questo splendido sogno di far conoscere la nostra isola al di là di Piombino, come vorrebbe qualcuno che si fermasse allo scoglietto davanti al cavo. È un po' poco per la nostra isola, dato che ci viviamo in 30.000, anche noi abbiamo bisogno della nostra economia. E poi non ci dobbiamo scordare che i giovani diventano vecchi e ne parlano anche loro dei suoi ricordi, come si parlava noi quando ci troviamo, te lo ricordi al Bahia, ti ricordi alla costa del Cavo, del Barbari, ti ricordi quando si andava al Mandel a trovare Lorenzone, eccetera, al Normans, la bussola, eccetera. Se lo devono, allora loro, i figli te lo diranno, ma dov'è questo posto? All'Isola d'Elba, allora ci vado anch'io. E l'economia continua a girare. E i nostri figli non hanno bisogno di andare a Milano, a Torino, a Genova o a New York. Possono lavorare come abbiamo fatto noi nella nostra isola. Grazie Adamo Spinetti, in bocca al lupo. Grazie Fabio, un in bocca al lupo anche a voi.